Ciao a tutti, iniziamo a parlare di riconoscimento immagini, quindi con reti convoluzionali, immagini un po' più complicate dei caratteri che abbiamo visto adesso. Iniziamo in questo video a preparare il dataset, perché come vedete ci sono un po' di trick e un po' di cose da fare per avere dei dati fatti bene. Per questo esperimento useremo un subset di Food 101, che sono immagini di 101 tipi diversi di cibo. Siccome pesa 10 giga e è un classificatore di 101 immagini, useremo 6 di queste immagini, 6 cartelle di questo gruppo di immagini per fare il nostro classificatore. Apriamo il nostro blocco note, lo chiamiamo TensorFlow 4, preparazione dataset immagini. Come al solito, mi raccomando, importante in questi esperimenti mettere l'acceleratore hardware GPU, perché velocizza moltissimo le operazioni di convoluzione. Quindi, prima cosa, dobbiamo scaricare il dataset che ho preparato. Lo facciamo con un punto esclamativo davanti alla riga, possiamo chiamare linea di comando. Quindi facciamo la buget. L'ho messo sul mio sito emanuelevilla.com, andate a vedere che ci sono cose che non ci sono su YouTube. C'è questo zip, l'ho chiamato Food 6 perché contiene 6 delle immagini. Ora aspettiamo che scarica. Ok, ha già finito grazie al potere di Google Colab. Ora facciamo l'unzip di food6.zip e lo mettiamo nella folder Food 6, sennò ve la mettere nella root è un casino. Possiamo cliccare qui a sinistra su File. Ed ecco qua la nostra cartella appena scaricata. Abbiamo queste classi: apple pie, bruschetta, cannoli, edamame, gnocchi e sushi. Qui c'è lo zip che volendo possiamo anche rimuoverlo. Come prima cosa mettiamo tutti gli import che ci serviranno, così almeno siamo a posto. Mettiamo questo pilab inline, importiamo il nostro matplotlib, importiamo anche os e random. Ok, questi sono tutti gli import che ci serviranno, così abbiamo messi via. Prima cosa da fare, innanzitutto chiudiamo questo, che tanto non ci interessa più. Vi basta vedere la struttura, cioè semplicemente la folder ha il nome della classe e dentro c'è tutta una serie di immagini. Ci sono vari tipi di strutture. Alcuni dataset hanno le strutture train, test già divise. Noi abbiamo preso questa. Stampiamo le immagini, stampiamo il dataset, quindi abbiamo una bella figure, la root, la cartella food 6. Stampiamo 25 immagini in un plot 5x5, come abbiamo già fatto. Scegliamo una subdirectory a caso, qui abbiamo scelto una classe a caso e adesso scegliamo un file a caso. Spir, random folder, ok. Qui abbiamo i nomi del file, il path finale è il nostro root slash folder slash file name, così questo lo chiamiamo file name. Con matplotlib leggiamo l'immagine dal path, poi creiamo un subplot, ormai siamo bravissimi a fare questo, i più 1, in show, mandiamo l'immagine, disabilitiamo gli axis che ci fanno vedere quanto sono grandi, che non ce ne frega niente, gli mettiamo il title che è random folder, cioè il nome della folder da dove la stiamo prendendo, e poi un bel show. Oh, perché ho cancellato? Come ho fatto a cancellare la riga? Ah, vediamo che errore c'è. Questa è una shape, non è un. Ok, così. Ok, ecco le nostre immagini. Mamma, quanto sono grandi. Vedete, sono proprio immagini vere. Quindi abbiamo edamame, sushi, torta di mele, cannoli, torta di mele mangiata. Questa sarà un po' difficile da prendere. Torta di mele di un colore un po' strano. Edamame, bruschetta. Come vedete, queste sono le immagini con cui faremo il train della nostra rete. Se ne vogliamo vedere delle altre, basta rifare il random. Ed eccole qua, ma che belle. Ah, ci siamo dimenticati l'import più importante, cioè l'import di TensorFlow. Lo mettiamo qua insieme agli altri. Bene, per creare le immagini, innanzitutto carichiamo tutte le immagini con questo che era su Tools, Image Dataset, ecco qua, Image Dataset from Directory, che ha un sacco di parametri. Gli passiamo la root, poi gli passiamo il size dell'immagine e target che vogliamo, quindi trasformiamo tutte le immagini in 256x256, hanno tutte dimensioni diverse, poi guarderemo come diventano. Quindi noi vogliamo un image size di 256x256. Facciamo un crop to aspect ratio uguale true, in questo modo rimpicciolisce il lato più corto a 256 e taglia quello più lungo. Che non è un problema perché tanto sono tutte
sguerce queste foto, quindi anche se taglia va bene. Mettiamo un bel seed 42, che è la risposta alla domanda dell'universo. Shuffle, come vedete, è true di base, quindi lui automaticamente mischierà le cose. Le label sono inferred, quindi legge il nome della folder e quella è la label e la trasformerà in un intero. Color mode RGB. Un'altra cosa importante è il batch size 32. Cosa vuol dire? Che lui raggrupperà le immagini in batch da 32. Quindi questo full data, che ora lo stampiamo, ok, ha trovato 6000 file da 6 classi, quindi ogni classe c'ha 1000 file. Questo full data è un batch dataset di forma 256, 2563, perché pixel, pixel e RGB. Se noi facciamo, se noi guardiamo la lunghezza di questo full data, ok, la lunghezza è 188, quindi 188 per 32 fa 6016. Quindi l'ultimo batch da 32 avrà solo 16 immagini. Batch size 32 è importante, è il numero di immagini che carica in memoria contemporaneamente. Quindi se non state usando Colab per qualche motivo, ma state usando il vostro computer, se non avete una scheda video con molta RAM, mettete 16 o 8, perché altrimenti con 32 vi scoppia tutto. Ora dividiamo questo dataset in 3. Nell'altro video abbiamo diviso tra train e test, quindi in due. Questa volta aggiungiamo un validation set. Che il validation set a cosa serve? Alla fine di ogni epoch proverà a indovinare le label del set di validation. Quindi noi vedremo due valori di accuracy. Un'accuracy dei dati di train e un'accuracy dei dati di validation. Questo ci serve per avere un'anteprima di cosa succederà con i valori di test e poi vedremo questo in che modo ci aiuterà. Quindi dividiamo, facciamo il 70% di train, poi facciamo il 15% di validation e il 15% di test. Ok, questi sono gli indici del nostro train. Adesso per prendere facciamo il take del train size per prendere i primi n di train. Poi facciamo lo skip di train size. Ora abbiamo da 0 a train size, che sono di train, e da train size alla fine, che sono di test. Quindi ora prendiamo come val data, partiamo da test data più test size, quindi prendiamo da train più test fino alla fine, e poi in test data ci rimettiamo test data.take test size. Quindi stiamo prendendo da train size fino a test size. Vediamo un po' questi quanto valgono: len di train data, len di test data e len di val data. Ok, 131, 28, 29. Questi non sono il numero, non è il numero di immagini, ma è il numero di batch. Ok, ricordatevelo. Quindi dovete moltiplicare per 32. C'è un altro valore che possiamo leggere da questo full data, cioè full data punto class names. Ed eccoli qua: apple pie, bruschetta, cannoli, edamame, gnocchi e sushi. Ora, cosa possiamo fare per velocizzare l'utilizzo di queste immagini? Possiamo creare quello che ho chiamato train data prefetched usando questi metodi. Train data prefetched è il train data punto cache. Vediamo se dice qualcosa. Cache is the elements in the dataset. Cache. Che cache i dati da qualche parte. In più possiamo fare questo prefetch, che è il motivo per cui l'ho chiamato prefetched. E gli diamo buffer size tf data auto tune. Facciamo questa cosa per train, per val e per test. Val test. Poi stampiamo il tipo. Ok, prefetch dataset. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che CPU e GPU non si aspettano a vicenda, ovvero prima epoch la CPU prepara le immagini per il training. Quando ha finito, la GPU inizia il training della prima epoch. Mentre la GPU sta facendo il train della epoch 1, la CPU prepara i dati per l'epoch 2. Ora facciamo l'ultima cosa, che è stampare una cosa del genere, però invece che leggendoli da folder, li leggiamo dai nostri dati, quindi quanto ci sta mettendo. Ok, come vedete abbiamo le stesse immagini ovviamente, però questa volta le stiamo leggendo dai dati, quindi qui possiamo mettere anche train data e verificare che le abbia caricate correttamente. In questo modo abbiamo il nostro dataset pronto, cacheato, prefetchato, diviso nelle classi che vogliamo, pronto per una rete convoluzionale che imparerà, speriamo, a riconoscere queste sei classi che abbiamo definito. Per non perdervi il video in cui lo faremo, mi raccomando, fate subscribe, mettete la campanella, like, commentate, iscrivetevi al canale Telegram e ci vediamo al prossimo video, dove appunto addestreremo una rete convoluzionale
per imparare a riconoscere questi cibi. E ora io vado a mangiare, che mi è venuta fame.